italiano di 8 anni fa, diretto da un attore comunque popolarissimo, quindi questo conferma la marginalità del cinema e quindi anche la non incidenza di un discorso civile attraverso un film. Ecco, io vorrei chiedere, non so chi vuole intervenire prima. No, ne abbiamo parlato, Ugo, quando mi hai chiesto se volevo discutere e guardare questo film insieme, perché c'è questo titolo, perché si chiama La città ideale e, come ricordava Teofilo, noi ragazzi della borghesia cosentina degli anni 70 siamo andati a studiare fuori. E la città ideale, perché la città ideale? Siena è la città ideale per una serie di motivi, uno dei quali è alle mie spalle. E questo è l'affresco di Ambrogio Lorenzetti della prima metà del XIV secolo, che si intitola Gli effetti. L'allegoria e gli effetti del buono e del cattivo governo. È una serie di affreschi che stanno all'interno del palazzo comunale e mostrano a tutti come alla fine del 200 e gli inizi del 300 Siena fosse una delle più importanti città, era una delle 10 metropoli d'Europa, più grandi d'Europa, tra la fine del 200 e gli inizi del 300, e nel 1309 si dà una specie di costituzione che si chiama costituto, che è per la prima volta in volgare, non in latino, nella quale costituzione scrive le regole di una convivenza civile all'interno di una città, dopo la fine traumatica, straordinariamente devastante, del mondo antico. Il mondo antico era finito con l'impero romano alcuni secoli prima, diversi secoli prima, e il mondo, l'Europa, l'Occidente, era riuscito a ritornare ad essere mondo complesso, meno semplice, solo nel XIII secolo, a partire dal XIII secolo, cioè con la fine sostanzialmente del Medioevo. E una delle forme nelle quali si era manifestata questa rinascita erano proprio le città. E qui questo è un affresco straordinariamente importante, perché è riportato da tutti i manuali di storia dell'arte, nel quale sono raffigurati tutti i motivi. Qui vediamo la Sapienza Divina, ci sono qui tre registri sostanzialmente, quello più alto, nelle quali ci sono la Sapienza Divina e le virtù teologali. Poi c'è la giustizia, questo è il comune di Siena con la balzana bianca e nera, e gli angeli che distribuiscono la giustizia, e in fondo c'è il popolo e l'esercito, legati tutti insieme, non so se si riesce a vedere, da una corda che parte dalla giustizia, passa attraverso il popolo, arriva fino al comune e poi va di nuovo verso l'esercito. E si legge insieme a tutte queste cose. Allora, perché sono andato a Siena? Perché poi ci sono rimasto per 20 anni, perché ci ho studiato, poi ho anche lavorato, perché Siena era ed è una delle città
più belle del mondo, ma anche fra le più conservate. Ed è fra le più conservate perché ha Siena e i cittadini di Siena la percezione di essere cittadini di quella città. Cosa che nella maggior parte dei casi nel mezzogiorno non avviene. A Cosenza, tanto per dirne, per fare un solo esempio, non ce l'abbiamo. Sarà perché Cosenza è fatta in fondo da pochi cosentini da generazioni. Siamo quasi tutti provenienti da altri paesi che si sono inurbati in maniera anche abbastanza tumultuosa nella seconda metà del secolo scorso, ma è così, non c'è un senso di cittadinanza. È quello che io ho sentito quando sono arrivato a Siena, con tutte le difficoltà che ricordava anche Teofilo, di una sensazione di poca accettazione da parte dei senesi. Poi vedo che, così come io all'epoca mi fidanzai con una ragazza senese, vedo che Teofilo però si è ambientato, perché poi ha sposato una senese, quindi ti sei ambientato, o no? Sì. Direi di sì. Ma al cuore non si comanda. Al cuore non si comanda. Allora, questa città ideale, se aveste portato dei saporelli o un panforte nel centro storico, sareste stati accolti più degnamente. Ecco, poi io volevo ancora far vedere questa fresco, questa è Siena, che non si vede nel film, purtroppo non si vede. Sì, ecco, diciamo che questo è un film, onestamente. Nel quale le donne, delle fanciulle che danzano, una bottega artigiana, l'università, i pastori, le mura, le bifole, e poi anche che cosa? La campagna. Questa è la campagna di Siena, questa è Siena e questa è la Securitas. È per la prima volta una figura umana viene rappresentata, che non sia una divinità, che non sia un angelo. Per la prima volta una figura umana appare nella pittura medievale nuda. E che cosa fa questa Securitas? Assicura sulla buona condotta e anche sulla possibilità che gli uomini hanno e devono avere per coltivare in pace la terra. E quindi le vigne a cavalcapoggio, cioè da una parte e dall'altra del poggio, i campi arati, le merci che arrivano, le derrate che arrivano verso la porta di Siena, queste sono le mura. Un pastore che conduce un maiale di cinta senese, questo è tipicamente un maiale di cinta senese, e nella parete di fronte invece, nell'ultima parete, che cosa c'è? Il cattivo governo che è rappresentato qui al centro come questa è la tirannide, capite? Cioè la tirannide. E invece qui al centro della raffigurazione del buon governo, chi c'è? C'è il comune, che rappresenta l'unione attraverso la corda che regge, che tengono l'esercito, i cittadini che sono vestiti tutti in modi diversi. E che cosa vuol dire? Che sono appartenenti a ceti sociali ed economici diversi. È tutta la cittadinanza, così come l'esercito, che è insieme al comune e che governa. Allora, è la città ideale? Sì, senza dubbio sì. Ce n'erano delle altre? Probabilmente sì, delle altre città che avevano delle altre città, degli altri comuni. Voglio ricordare che Siena però c'ha anche una particolarità, che è il governo dei nove, che sono, non è infeudale, è un comune libero, è anche un governo liberamente eletto
con 9 rappresentanti che cambiano ogni X anni, e sono 9, è sostanzialmente una democrazia, una, la vogliamo chiamare oligarchia, non era esattamente proprio una democrazia, però erano eletti i rappresentanti. E allora, sì, se ne è una città ideale, avendo lasciato una città come quella che ha descritto Teofilo, in cui sono nato, e quindi per me, allora, che rapporto ha con il film? Praticamente non lo so, a parte il titolo forse nessuno. Che cosa ha voluto dire con questa cosa, come direbbe, senza citare. Io onestamente non riesco a capire, perché se Siena viene rappresentata come una città nella quale comunque vi sono delle, come dire, delle rischiosità, ci sono in tutte le città di provincia, delle piccole città di provincia, su questo non c'è alcun dubbio, le lobbies, massonerie, l'abbiamo visto, poi dopo con Monte dei Paschi è scoppiato il bubbone. E però, come dire, vorrei che non passasse neanche l'idea che poi tutto il mondo è paese, cioè che in fondo poi lui la risolve nel modo, o pare che la risolva, non lo sappiamo, nel modo in cui abbiamo visto e abbiamo sentito, che non mi pare particolarmente migliore di quello che si vede, di quello che si intuisce a Siena, perché poi alla fine lui assiste solo ad un dialogo fra l'avvocato e il magistrato. In fondo, insomma, non mi pare che vi siano, insomma, delle cose così evidenti, come invece è abbastanza evidente in Sicilia, a Palermo. Quello lo riceve, l'avvocato lo riceve in un luogo nel quale non avrebbe dovuto riceverlo, immagino, perché quello che è, quello è il deposito degli atti del tribunale, forse magari, ecco, cioè così, a sensazione, magari non avrebbe dovuto riceverlo, quindi... Allora, sì, Teofilo, tu che hai vissuto a Siena, dicevo, anche qui siamo qualche anno prima dell'esplosione dello scandalo del Monte dei Paschi di Siena, e ecco, Siena come città ideale, come modello, una Siena però che delude. Nella tua esperienza anche senese, in anni diversi, sicuramente tu non avrai investito prima un cavallo, questa doppietta, questa carambola, e perché pensi che il regista abbia scelto proprio Siena? Era una città che si prestava più di altre a un discorso di questo tipo? E nella tua esperienza, Siena è differente dall'immagine che tutti noi ne abbiamo, che diciamo è nutrito anche da una certa pubblicistica, dalla sua storia, o no? Innanzitutto buonasera a tutti, saluto tutti gli amici che sono qui presenti. Vi ringrazio di essere qua e ringrazio anche questi due amici che mi hanno coinvolto a mia insaputa in questa inattesa situazione. Quello che mi dici tu è una domanda interessante, però fermiamoci un attimino sul titolo, La città ideale, perché poi durante lo scorrimento del film anche l'autore si sofferma, e soprattutto il dialogo con la madre, che dice che tena Siena meglio di Palermo, più di Palermo. Ecco, ci sono dei riferimenti autobiografici in questo film. Autobiografici in che senso? Che autobiografici soprattutto alla mia generazione,
alla generazione e in particolare alla generazione mia degli anni verdi vissuti a Cosenza. Noi solamente qualche settimana fa abbiamo letto sui social indignazione, sui giornali, sui mass media, per le migliaia di ragazzi che sono andati via da Cosenza dopo le feste di Natale, forse per tutti questi ragazzi che sono dovuti andare via, soprattutto per questioni di lavoro, non solo per questioni di studio, ma migliaia in tutta la provincia hanno riempito i pullman delle varie compagnie per andare via altrove. La maggior parte di questa generazione di giovani di Cosenza, che sono nostri figli o al limite potrebbe essere nostri nipoti, dopo aver acquisito know-how all'Università della Calabria, l'unica, sono costretti ad andare via ad esercitare e a trasmettere queste conoscenze. Questo è il dramma di questa generazione, per colpa di una politica che da 30 anni sono sempre gli stessi, anzi si vantano che sono al loro posto da tanti anni come se fosse un fatto di successo. Questi risultati parlano da soli, insomma, impietosamente. La generazione dei ventenni degli anni 90 e dei primi anni 2000 invece ha trovato molto confortevole la vita a Cosenza, tant'è che l'ha ribattizzata Los Angeles. Cosenza improvvisamente è diventata una metropoli del Mediterraneo. Cosenza evidentemente era un po' felice, la giunta Mancini, fermenti culturali, come si chiamava l'iniziativa Invasione, il festival delle invasioni durante l'estate a Cosenza Vecchia, che riempiva e sembrava quasi un ritorno a valorizzare le nostre tradizioni valorizzando la parte vecchia. La mia generazione invece, per ragazzi che avevano 18 anni negli anni 60, metà anni 60, qua di fronte a me ne vedo alcuni che sono amici carissimi, Cosenza gli stava stretta. Cosenza gli stava stretta. Sì, c'era una vita serena, felice, c'era la bellezza della Sile e del mare a portata di mano, c'era le festicciole e magari dove si poteva ballare guancia a guancia sotto l'occhio compiaciuto di mamma e papà, ma insomma tutte queste cose ci stavano abbastanza strette a noi. Capitava, un piccolo flashback, capitava che dopo il cinema o dopo la pizza ce ne andassimo insieme per le strade della città, in una Cosenza deserta dopo le 9 di sera, e nostre chiacchierate filosofiche finivano alla stazione, la vecchia stazione ferroviaria, perché ognuno di noi aveva in mente un treno, un sogno di una città ideale che ci portasse via di qua e che ci facesse aprire nuovi orizzonti e ci schiudesse nuove possibilità. E quindi questo treno, questa situazione, per fortuna di lì a poco tempo si è avverata, perché poi, superata gli esami di maturità, siamo partiti ognuno per la propria destinazione. Chi si è fermato nella parte meridionale, insomma, all'università come Bari, Napoli, Palermo, Messina, qualcun altro si è spinto a Roma e altri invece hanno scelto le città che erano un po' caratterizzate per la tranquillità, come Siena, come Perugia, come Pisa. E quindi la città ideale poteva essere dovunque, qualunque di queste città può essere la città ideale. Io per mia ventura sono andato a Siena, in verità prima ero a Roma, poi Roma era troppo caotica e a Siena avevo dei carissimi amici, che vedo per fortuna, per piacere di vedere stasera, qui davanti a me, amici ormai di una vita, da oltre 50 anni. E andavo a Siena. Io ho avuto sempre un rapporto contrastante con queste città, perché appena arrivai, successe che la sera appena arrivato esco per mangiare, tutto chiuso, alle 10 di sera. Io ero abituato a Roma, dove anche delle sessioni d'esame, quando si studiava come matti, a mezzanotte staccavo per fumare una sigaretta, andavo a bar, bere un cappuccino, bere prendere un tramezzino, a sera, a mezzanotte. Quasi quasi avevo avuto dei rimorsi. Ho avuto dei rimorsi, ma poi invece la bellezza del giorno, della città, ecco che questo non si vede nel film. Il film è caratterizzato dai chiaroscuri, immagini e diapositive del film solari, fotogrammi non se ne vedono, proprio solari, di città splendente, c'è il chiaroscuro e forse sarà stata una scelta non a caso del regista.
ma la bellezza della città era innegabile, la bellezza dei dintorni, mangiare bene, c'era una mensa universitaria che era per 10.000 studenti, quando a Roma solamente nella facoltà di giurisprudenza c'erano 10.000, immaginiamoci che in tutta l'università c'erano 100.000, quindi è una mensa dove in via Cesare De Lollis, che la ricorda, c'erano 4 turni da mezzogiorno alle 2:30, e invece a Siena si mangiava bene, anche la qualità della mensa. Ma come se non bastasse, ci permettevamo una volta alla settimana di andare in una locanda fuori, poco fuori la città, dove si mangiava una zuppa di fagioli favolosa e poi una bella fetta di pecorino toscano saporito, eccetera, un bicchiere di vino con 700 lire che all'epoca erano proprio qualcosa di speciale. Insomma, tutto questo contesto faceva la vita gradevole a Siena, e Siena veramente a poco è cominciato a diventare la mia città ideale. Le mie venute a Cosenza erano sempre fugaci, perché c'era sempre la necessità di ritornare via di corsa, perché si era formato gli amici, si era formato un gruppo di amici, c'erano situazioni sentimentali e c'era una qualità della vita che indubbiamente la elevavano. Era una specie di rifugio lontano. Roma è una per noi calabresi accessibile, ma andare oltre Roma è un po' più complicato, soprattutto da raggiungere i paesi della Toscana. C'era una littorina che era da Chiusi a Siena, che è peggio della Paolo a Cosenza, insomma, un'ora e tre quarti, quindi insomma, c'erano distanze, che, insomma, una situazione che ti parava dalle visite familiari inattese o indesiderate, quindi era un piccolo nido dove si stava abbastanza bene. Poi la cosa che ha cementato il rapporto con quella città è stata una campagna elettorale del 1972. Siamo in campagna elettorale, fra 2 giorni si vota, e allora, come oggi, c'è il discorso della dispersione dei voti, sempre sta questa forma di ricatto. Perché? Perché io partecipavo, nel frattempo avevo cominciato a fare politica, e partecipavo a questa campagna elettorale con il manifesto. Il manifesto presentava Valpreda, c'era stata la strage di Piazza Fontana 2 anni prima, e presentava Valpreda proprio perché l'obiettivo era quello di portarlo in Parlamento e fare qualcosa che non sono riusciti a fare, non siamo riusciti a fare, mentre i radicali qualche anno dopo riusciranno a fare con Enzo Tortora, con Toni Negri, a portarlo fuori dalla galera e portarlo in Parlamento per rimettere le contraddizioni. Quella campagna elettorale mi ha portato in giro per tutta la provincia. Non era soltanto una questione di attaccare i manifesti, ma parlare con le persone, perché appena scendevamo e cercavamo nelle piazze di parlare con le persone, dare il volantino con la nostra proposta, in una regione, in una provincia soprattutto molto con una percentuale di voti al Partito Comunista molto forte, ci poneva in difficoltà. Eravamo provocatori, dispersori di voti, tante altre cose di questo genere, se erano fascisti. Invece, dopo questo lungo dialogo chiacchierato, il fatto che si parlasse della realtà, le strade, le piazze d'Italia in quegli anni erano insanguinate dalla strategia della tensione, e parlavi con persone che avevano 50, 60, 70 anni, e 30 anni prima noi non eravamo nati, ma loro hanno vissuto la resistenza. Chi più, chi meno, chi non ha partecipato, o chi invece ha fatto da supporto, oppure non ha fatto in prima persona, capiva i nostri sentimenti, capiva la nostra proposta, e quindi si instaurava un dialogo che era veramente qualcosa di eccezionale. Alla fine, pur non essendo d'accordo politicamente, si finiva al bar e ci offrivano anche da bere. Quando 2 o 3 giorni prima delle elezioni sono sceso a Cosenza per votare, io residente a Cosenza, ho fatto la stessa iniziativa, ho partecipato alla stessa iniziativa con gli amici del manifesto cosentino. Siamo andati a Cosenza Vecchia a fare appunto una mattinaccia. Sapete, le persone sono venute attorno, sono scese dalle case, ma sapete cosa ci hanno detto? Chi ne avete portato? È stata come una coltellata.
è stata una coltellata, cioè regioni che tutto sommato sono distanti chilometri, centinaia di chilometri, va bene, ma distanti un abisso culturalmente, politicamente e anche come comportamenti. E fu una cosa che, un elemento che mi lego a Siena ancora, ancora di più, mi ero praticamente trincerato in un nido dove tutto era bello, dove tutto era giusto, dove tutto era possibile. Ovviamente c'è una risvolto della medaglia, questo nei primi anni 70, sono passati quasi 50 anni, un pezzo secolo. Già negli anni 80 cominciava un'altra realtà. Ad esempio, avete notato la scena al subito dopo l'incidente che lui va a suonare il campanello per chiedere il numero civico e la gente che guarda dalle finestre ma senza scendere, senza affacciarsi, senza partecipare, anzi cercando, mantenendo le distanze in maniera più... Ecco, nella vicenda del mondo dei Paschi c'è stata recentissimo, c'è stato... Scusate, andiamo fino a quello però... Tutti abbiamo questa sensazione, però capiamo dopo, nel farsi della storia, che quello è un bordello. No, ma fammi capire, un bordello di lusso, ecco perché c'è una certa circospezione. Sì, ma voglio fare un parallelo. Abbiamo visto delle immagini nella trasmissione del mercoledì, di chi l'ha visto, che dopo il precipitare del funzionario del Monte dei Paschi della banca, si vede in fondo all'angolo delle persone che arrivano, che appena notano il corpo a terra, subito si ritraggono. Quindi già Siena negli anni Ottanta era cominciata a diventare diversa. La situazione che si vede nei tribunali, le persone che già hanno designato il colpevole, lo guardano con diffidenza, è già un atteggiamento di ostilità. C'è da dire che il personaggio è tormentato, quindi non sono, perché poi in un'intervista dopo il film Locascio dirà che il problema della verità è il problema fondamentale, la ricerca della verità, è lui che è una persona tormentata, non è la città ideale che lui vuole, che lui magari cerca, però il problema è che lui è estremamente tormentato da mille cose, da mille situazioni, da mille disagi, e poi ammette che non è un film contro la magistratura, contro la giustizia, eccetera, ma sugli atteggiamenti di prevenzione umani che esistono e che sono amplificati spesso nella città di provincia. Siena è una città che ha delle mura bellissime, che sono un monumento da sole, ma già le mura simboleggiano un momento di chiusura, di ostilità verso... Tant'è che c'è la battutaccia affettuosa, ma sempre una battuta di un certo tipo, verso le persone che sono nate fuori di Siena, e tu sei nato fuori le mura e noi siamo nati sulle lastre, le lastre della pavimentazione di Siena. Quindi è già... Lui era addirittura siciliano, per cui c'era molta diffidenza, il cognome Grassedonia. Io ricordo che io ho cominciato a sentire anche disagio a Siena quando mi chiamavano Blefari, non Blefari, Blefari come agli emigrati italiani che arrivavano a Long Island e gli storpiavano il cognome. E tutte queste circostanze qui. Quindi la città ideale... Lucrezio nel De Rerum Natura dice non c'è bisogno di andare a cercare la città ideale a Rodi, a Smirno, altrove, ma è dietro l'angolo. Francesco De Gregori dice tra la vita e la morte avrei scelto l'America, nell'America nel senso come una realtà molto più vasta dove tu ti puoi confrontare con diverse culture, con diverse identità, eccetera. E a questo punto io vorrei fare un altro flashback e chiudo, appunto su una mia scorribanda in America, mentre vago pantavo per le strade della California, vado a visitare l'isola di Alcatraz. L'isola di Alcatraz dove c'è il famoso famigerato penitenziario, e però con l'isola descritta molto bella. Il penitenziario, benché fosse diventato un museo ormai e quindi non aveva niente delle antiche vestigie famigerate, ma era
angusto. Le celle, si vedevano le celle, si vedevano soprattutto dalle feritoie dei muri, che un mare stupendo, ma che si vedeva in uno spicchio di luce così, e all'interno si vedevano le celle. In più io ero guidato da un audiotape, in italiano per fortuna, in versione italiana, e il racconto della vita nelle carceri era fatto da due detenuti che parlavano un italiano del sud e un italiano del nord. Questi due detenuti raccontavano la vita terribile nelle carceri, il fatto che anche uno imputato di ergastolo si doveva assolutamente associare con una delle bande vincenti, o Al Capone o un altro rivale, se voleva sopravvivere. Insomma, terrificante l'ambiente, terrificante il racconto, mi aveva messo in uno stato una coscia tale che io poi l'isola non l'ho visitata e me ne sono scappato verso il battello più vicino, più vicino in orario, per ritornare sulla terraferma. Dalla terraferma, dove aver girovagato, mi fermo in Times Square. In Times Square è una piazza bellissima, una serata limpida con una luna piena, e a un certo punto, piena di turisti, a un certo punto da un bar che c'era musica, usciva musica, sento cantare Volare, cantata da Modugno. Un'emozione bellissima. Finito di cantare Modugno, sento Ciumachella de Trastevere, di Clavio Villa addirittura. Anche vado nel bar e chiedo se ci fossero italiani, se ci stoi fossero italiani di seconda o terza generazione, come mai queste canzoni italiane? E loro mi dissero che no, non siamo americani, però ci piacciono le canzoni italiane, e la Italian Song. Ecco, quello è stato un momento bellissimo, proprio un'emozione incredibile di appartenere alla cultura italiana, alla musica italiana, alle tradizioni italiane, alla lingua italiana molto comunicativa. Ma allo stesso tempo felice però che ero cittadino del mondo, ecco, non, quindi la città ideale la trovi quando stai bene con te stesso, non alla ricerca in giro per il mondo. Ah, ripeto, non è Siena, adesso al di là delle vostre, dei vostri ricordi e anche di questa dotta descrizione di Siena, della sua peculiarità storica, artistica, ma è una metafora dell'Italia, ecco perché dicevo il film potrebbe essere ambientato a Mantova, a Ravenna o a Pisa, è una vicenda esemplare della impossibilità, come ho detto prima che vedessimo il film, di mantenere una linea di condotta ancorata a certi ideali. In qualche modo la difficoltà di dimostrare le proprie ragioni, la lentezza della giustizia, i barocchismi della legge. Ripeto, questa è una cosa nella quale il protagonista si poteva imbattere in tanti altri contesti e forse gli sarebbe andata pure peggio. Allora, a me è venuto in mente, mi sembra un film di chiarissima ispirazione sciasciana, nel senso che ci pensavo quando sono andato fuori un po' a fumare la pipa, ci sono queste bellissime palme davanti Villa Rendano, e mi è tornata in mente quell'espressione di Sciascia in cui dice: queste palme dalla Sicilia cresceranno sempre di più fino ad arrivare a coprire tutta l'Italia. Ed è quello che secondo me è accaduto, cioè una sicilianizzazione dell'Italia, tanto da indurre il protagonista, che è siciliano doc, anche se è un siciliano, che ha cercato un approdo diverso, che ha voluto sottrarsi a quello che sembrava il suo destino. Ecco perché è un film, da questo punto di vista, minaccioso e quasi cupo. Ecco perché non si vede una Siena solare, perché in fondo è quasi un thriller psicologico. Non riesce lui a fuggire veramente dalla Sicilia, perché per poter dimostrare le sue ragioni, non potendolo fare pur avendo ragione per via lineare, dovrà ricorrere a delle vie tortuose, cioè l'Italia e Sicilia, ovviamente nella metafora di Sciascia. Non stiamo adesso a discutere se lo è anche la Lombardia o la Val d'Aosta o l'Abruzzo. Io voglio dire che questa vuole essere una
in qualche modo un percorso ideale, una vicenda metaforica dimostrativa di una difficoltà di vivere in Italia, di una difficoltà di affermare i propri ideali, di potersi realizzare professionalmente, di potersi spostare liberamente chiudendo i conti con la terra natia. E in questo il film, mi pare, riesca a disegnare in maniera molto trasparente questo intento del regista, anche con quella scena un po' allegorica finale di quelli che si passano quei fascicoli senza senso automaticamente, laddove basterebbe che si ripassassero per linea retta. Infatti lui capisce il non senso, l'assurdo della vita anche da questa scena finale.